Nella Castiglia di Saluzzo è visitabile il Museo della Civiltà Cavalleresca, un percorso multimediale che consente di conoscere la storia e la società cavalleresca e cortese del Marchesato, con Saluzzo al centro di una fitta rete di relazioni tra poteri civili e religiosi. Il Consiglio regionale, tra gli appuntamenti del Salone, ha ospitato la presentazione della Guida al Museo della Civiltà Cavalleresca, il Marchesato di Saluzzo e l'Europa, pubblicata dalla Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della provincia di Cuneo, curata da Rinaldo Comba e Massimiliano Caldera. Il nuovo Museo della Civiltà Cavalleresca di Saluzzo è, da un lato, è un omaggio a Saluzzo, alla dinastia dei Marchesi di Saluzzo, a un piccolo stato italiano che fino al 1500 inoltrato ha giocato coraggiosamente il suo ruolo. Ecco, coraggiosamente anche perché Saluzzo era una delle tante piccole capitali in Italia di quella civiltà cavalleresca che per molti secoli, in tutto il Medioevo e il Rinascimento, ha accomunato le classi dirigenti italiane ed europee. Classi dirigenti che si riconoscevano in valori come la forza fisica, il cameratismo, la capacità di menare botte da orbi in battaglia e di non scappare davanti al pericolo, però anche l'amore, la capacità di corteggiare le signore come si deve, la capacità di concepire sentimenti elevati, proteggere gli scrittori, i poeti, che a loro volta raccontavano grandi imprese e amore di cavalieri. Ecco, era un'intera civiltà che bastava a se stessa, che a Saluzzo ha prodotto un grande capolavoro, il romanzo Il Cavaliere errante del marchese Tommaso III di Saluzzo, ecco, regnanti capaci di scrivere romanzi in versi, non ce ne sono più stati molti dopo di allora, e dunque mi sembra sacrosanto che proprio a Saluzzo sia nato un museo di questo genere, il Museo della Civiltà Cavalleresca.